Tarelli, però adesso è il momento di far entrare il nostro mentore, che è Paolo Mieli. Benvenuto. Direttore, mentore, però non l'aveva chiamata nessuno finora. Mentore, mentore. Posso venire tutte le sere a raccogliere questo... Mentore, ragazzi, io mentore, mi piace ci porta da morire. Verso la conoscenza. Allora, il nostro sentimento della settimana è tensione, perché ahimè c'è stata poi l'escalation del che sappiamo tutti e che ancora adesso stiamo vedendo, perché appunto Netanyahu sta parlando e dice: dopo guerra risponderemo dei nostri errori, i nostri soldati combattono dentro Gaza, il che vuol dire che non è un'incursione, no? Ma sono dentro quel territorio. Chiesto ai residenti di andare via, ma il nemico li usa come scudi, e vogliamo distruggere il nemico, e poi insomma via via le approfondiremo. Peraltro lei è in libreria con questo secolo autoritario che sarebbe il nostro, ora ne parliamo, e la tensione è rappresentata appunto da questa mano che stringe una pallina antistress che è fatta col mondo, che è insomma, opera del nostro Andrea Bozzo. Allora, da quello che sappiamo, c'è ancora la possibilità di fermare l'escalation in Medio Oriente, oppure è oramai troppo tardi? Sì, c'è la possibilità. C'è sempre l'ONU, l'Europa, si dividono, ma la possibilità c'è sempre. Certo, esiste questo problema degli ostaggi, che è ovvio che l'escalation non si ferma finché questi ostaggi, che non si sa bene neanche quanti siano, non vengono liberati, perché sennò rimane lì questo problema pendente. È difficile, no, fare la pace se ci sono degli ostaggi, quindi è anche difficile che li liberino per adesso, però non lo so, io sono ottimista. E la reazione di Israele e quello che sta succedendo in queste ore, da ieri sera in poi, abbiamo le cronache appunto su una Gaza senza acqua né luce, eccetera, è inevitabile questo tipo di reazione per ora? È sproporzionata? E soprattutto, qual è la strategia? Che cosa vuole ottenere, a parte ovviamente la restituzione degli ostaggi? Guardi, io sono ottimista proprio perché l'invasione di Gaza ancora non c'è stata e Biden ha consigliato di non farla, e quindi penso che potrebbe fermarsi qui o a domani mattina. Però appunto è un ottimismo, perché proprio io sono uno buono di cuore, perché se dovessi essere spietato nell'analisi è un ottimismo che non ha ragione d'essere, ripeto, perché finché ci stanno quegli ostaggi, ma come è immaginabile che facciano anche una tregua? E chi li lascerebbe? Un paese lascerebbe i propri ostaggi in mano a della gente che ha già fatto 1400 morti? I rappresentanti delle famiglie degli ostaggi hanno chiesto la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi di Israele in cambio del rilascio dei loro cari, e l'hanno chiesto ovviamente all'incontro con il primo ministro Netanyahu. Ma è plausibile che diciamo, si possa cedere a questa C'è stato un ostaggio in Israele qualche anno fa, israeliano, in mano a palestinesi, per cui sono stati rilasciati, non so, 1100, adesso un po' meno di 1050, quindi tutto è possibile, tutto è ancora aperto. Per questo ripeto, sono ottimista, non come un cretino, ho un minimo di ottimismo. Peraltro lei è anche uno storico, oggi sul Corriere della Sera lo storico Peter Frankopan, che dice che la situazione attuale presenta un ovvio parallelo con il 1914, lo ricorderete, l'abbiamo studiato sui libri di storia, l'attentato all'arciduca Francesco Ferdinando e poi la Prima Guerra Mondiale. Perché c'è questo ovvio parallelismo? Allora, il parallelismo è dato da questo. Per adesso la cosa è circoscritta ed è gravissima, perché non solo i morti israeliani, che sono stati i primi, quelli del 7 ottobre, però anche tutti i morti palestinesi, intere popolazioni che si devono muovere, già così è enorme. Se poi, come è possibile, la cosa si estendesse al nord, al Libano, alla Siria e all'Iran, allora diventerebbe, e alla Russia,
perché la Russia ha ospitato in questi giorni. Abbiamo visto la foto, no, con i tre membri della delegazione di Hamas. Peraltro il rabbino di Kiev mi sembra che abbia detto proprio, io lo dicevo a Netanyahu, che di Putin non bisognava fidarci, e peraltro Putin è stato, diciamo, accreditato anche nella nostra Europa. No? In quell'anello di congiunzione che lei ha appena individuato, Putin... Sa, le due guerre mondiali per due anni, tutte e due, non si capiva che erano mondiali, e sono a pezzi che si capisce che è mondiale. Qua l'unico che l'ha capito all'inizio è stato il Papa. Papa Francesco disse: guardate, questa rischia di essere una guerra mondiale a pezzi, e lo disse solo quando vide le prime avvisaglie in Ucraina. Io comincio a pensare che il rischio ci sia, però, ripeto, sono ottimista. Il pessimismo invece c'è nel titolo del suo libro, perché diciamo, contiene due diciamo, visioni tristi della nostra contemporaneità. La prima è che il secolo autoritario non è il passato, quello che ha visto i grandi totalitarismi. Aspetti, la fermo un attimo, perché io ho cominciato a scriverlo perché volevo fare un libro sul Novecento, il secolo autoritario. Poi mi sono accorto che man mano che lo scrivevo mi capitava quello che ha notato lei nel leggerlo, cioè che ci sono più rischi nel secolo in cui stiamo vivendo noi addirittura di quelli che si intravedono da storici sul Novecento, e questa è una cosa veramente poco rinfrescante. Però le ripeto, anche lei mi stava per dire sotto perché i buoni non vincono mai, perché appunto all'inizio del Novecento, ogni volta che sembra che debbano vincere, all'inizio del secolo che stiamo vivendo, ogni volta che sembra che debbano vincere i buoni, poi i buoni non perdono. Afghanistan, Iraq, le primavere arabe, l'introduzione del capitalismo in Cina, tutte cose che ogni volta ci fanno sognare, poi le cose, c'è una specie di benedizione divina per cui si mettono bene, per cui lo prenda come un titolo, anzi lettori, prendetelo come un titolo scaramantico. E comunque leggete e moltiplicatevi, come dico sempre io, perché solo leggendo e studiando si riesce a capire quello che stiamo vivendo. Peraltro lei cita le guerre civili come le peggiori di tutte le altre, e questo è un tratto comune che abbiamo anche rispetto a questo conflitto, no? Vero, cioè l'incapacità adesso in questo c'è stato un attacco terroristico feroce, per cui diciamo ha iniziato Hamas, no? Però è difficile trovare i buoni e i cattivi, e questo è disorientante. Come le famiglie, nella storia del Medio Oriente, quando si litiga tra fratelli che poi dovranno rimanere fratelli, le guerre civili sono le più atroci per questo motivo. Adesso facciamo un esempio: se litigano Giappone e Stati Uniti, litigano, si fanno la guerra come con Pearl Harbor, poi rimarranno separati, ma quando i popoli rimangono lì, devono convivere dopo, rimane una traccia nelle guerre civili che è dura da mandar giù. Ha fatto bene l'Italia ad astenersi dal votare la risoluzione per la tregua a Gaza proposta da Giordania. Ricordiamo, l'Italia si è astenuta con Germania e Gran Bretagna, fra i grandi paesi che ci somigliano. A favore hanno votato altri, Francia e Spagna, 120 a favore, 14 contro. Schlein dice: penso che sia stato un errore. Meloni ribadisce invece che era la scelta più saggia. Secondo me ha fatto benissimo in questi momenti. I paesi più saggi sono quelli che si mettono in mezzo e favoriscono una soluzione di pace. Poi ci sono i paesi più militanti che stanno da una parte o dall'altra, però la saggezza è cercare di trovare delle posizioni mediane. E a proposito di tensione, questa, diciamo, io che sono una anziana cronista politica, so che quando ci sono leggi finanziarie si parla sempre di tensione nella maggioranza, posto che Meloni lo nega, no? Che ci siano state contrapposizioni, anzi dice, insomma, i giornalisti inventano cose. Però la sorpresa è il fatto che, non so, Marina Berlusconi è intervenuta per smentire qualunque conflitto fra Meloni e Mediaset. Ma sorpresa. Perché la sorpresa? È perché è una smentita di quelle non chiamate. Io, se fossi stato lei, sarei stato zitto. Nel libro di Vespa, peraltro. Nel libro delle anticipazioni. No, detta così sembra un libro concorrente. Che no, per carità, non volevo rubare la scena. Se no ritiro, allora ritiro. Però, secondo me, gli imprenditori su queste cose delicate, anche se vengono chiamate in causa da articoli di giornali, soprattutto una che nelle condizioni di Marina Berlusconi, la figlia di Berlusconi, più tace meglio è.
E peraltro l'ultima battuta che le faccio, perché la politica ha avuto questi riflessi tricologici, perché del ciuffo di Gianbruno si è parlato a lungo, abbiamo anche del visto, mio, no? No, peraltro lui diceva nei fuori onda, no, che a Mediaset erano tutti pelati, quindi adesso questo elemento, diciamo così, cioè, hanno pubblicato, il suo barbiere ha pubblicato la foto del ciuffo, no? Ma che ci sarà nei capelli di così fondamentale? Senta, lei mi viene a fare questa domanda a me, mi ferisce. C'è cattiveria? Sì, lei veramente mi ferisce. E c'era poi appunto Giorgia, si rifugia dal parrucchiere. Quanto ancora sentiremo parlare della vicenda Meloni Gianbruno e degli eventuali riflessi nella politica? Ha un riflesso secondo lei nella politica, nei rapporti fra Forza Italia e Fratelli d'Italia? Di Meloni Gianbruno credo che ne sentiremo parlare poco, però di scemenze tanto. Mm. Nel senso che io lo giudico, cioè è stato questo anno, il primo anno della Meloni, in cui si è parlato di un sacco di fesserie oltre che di cose importanti. Allora prevedo che di questa singola fesseria si parlerà, con tutto rispetto, sia per Giorgia Meloni. La questione privata è importante, certo. Sì, però le pare a lei che il dibattito politico deve essere se Gianbruno un fuori onda, insomma. Quindi esclude che ci siano, così, quello che dicono delle ritorsioni su no, media? Escluderlo non posso, però mi auguro che non ci siano, che si passi oltre. Va bene, nel frattempo pensiamo alle cose serie. Paolo Mieli, il secolo autoritario, perché i buoni non vincono mai, nella speranza invece che noi, io e il direttore, che siamo buoni, possiamo sempre continuare a fare quanto più possibile il nostro lavoro con onestà e quindi a vincere in qualche modo. Grazie io davvero. Io spero che il titolo sia smentito, che i buoni questa volta vincano, che io possa tornare qua con tutti i capelli. Ovviamente, quelli di Gianbruno. Sì, no, scherzo. Va bene, andiamo, torniamo in Israele con Maria Gianniti. Grazie direttore, grazie davvero. Maria, dove sei?